Quando il direttore della Normale mi ha invitato a venire a partecipare a questa tavola rotonda, io mi sono sentito immediatamente onorato, prima di tutto per la qualità dei partecipanti e poi per il luogo. E ho fatto un'azione incauta, cioè gli ho detto di sì. Nel bene e nel male siamo fatti di questo, di impulsi, agiamo impulsivamente, così ho fatto, ho agito di impulso, gli ho detto di sì. Poi, mano a mano che passavano i giorni, mi rendevo conto che dovevo riflettere su qualcosa da dire, sempre avendo nel retro della mia testa dove lo dicevo, a chi lo dicevo e con chi lo dicevo, la mia preoccupazione aumentava in maniera esponenziale. Ora, in generale, sono sempre preoccupato di parlare perché l'editore comunica attraverso i suoi libri, quindi non dovrebbe parlare, parlano gli autori. Ma questa volta sono particolarmente preoccupato di parlare, molto, molto, molto preoccupato. E c'è un imbarazzo che viene forse anche, così almeno lo penso io, dal tema, dall'accostamento di queste due parole, etica e comunicazione, che non è un accostamento sviscido, non so com'è, non si incastrano, scivolano uno sull'altra. E cercherò di farvi un esempio di perché mi sembra un accostamento viscido, facendo un atto di comunicazione. Mi alzo in piedi e vi parlo. Perché l'ho fatto? Perché mi sono alzato in piedi e vi parlo in piedi? È un atto di comunicazione, non c'è dubbio. Si potrebbe addirittura definire una tecnica di comunicazione. L'ho fatto per distinguermi dagli altri relatori? Voglio essere diverso da loro. Loro hanno parlato tutti seduti, io mi alzo. Se è così è un bene? Piuttosto un male, direi, no? Se mi distingo per il fatto che mi alzo non è una gran distinzione, direte voi. Ma l'ho fatto perché voi mi vedete? Mi vedete meglio così, no? Mi sentite, mi vedete meglio. L'ho fatto per rispetto a voi, perché voi in una sala che non ha dislivelli avete visto meno bene zio Mauro di quanto vedete me. Questo è un bene. L'ho fatto per un'attenzione, direbbe Donelli, un ascolto nei confronti del pubblico. Ma forse l'ho fatto per solo sgranchirmi le gambe, perché dopo un'ora e mezza che stavo seduto vi confesso che come voi avevo questa esigenza. Ho fatto questo esempio per dirvi che nella mia impressione è molto difficile dare un'etica alla comunicazione di per sé, mentre è più facile definire delle tecniche. E ciascuno costruisce un'etica faticosamente, quotidianamente, attraverso mille scelte che sono piccole e sono difficilmente teorizzabili e che sono e diventano persone e che hanno a che fare con la propria identità. Ognuno racconta la propria identità, racconta un'identità. Io lavoro in una casa editrice, questa casa editrice ha il mio nome. Io sono la quarta generazione di quelli che col mio nome lavorano in questa casa editrice. Allora, è ovvio che la prima cosa che io faccio quando penso all'etica della comunicazione, penso all'identità della casa editrice e penso alla sua storia. E penso al fatto che c'è stato un autore che ha contato moltissimo per noi, che nel 1904 ha detto a un signore che si chiamava La Terza, non pubblicare altra roba, pubblica storia, politica, filosofia, fatti editore di roba grave e soprattutto editore con una fisionomia determinata. Questa frase, recepita da Giovanni La Terza, è diventata una camicia di forza per noi, terribile, perché in certo senso non ci basta pubblicare, non ci basta più pubblicare buoni libri singolarmente presi, a parte che bisognerebbe vedere cosa si intende per buoni libri. Il più grande editore italiano Mondadori ha teorizzato recentemente che buoni libri sono quelli che si vendono. Puramente e semplicemente, non deve stabilire l'editore. Qualunque libro si vende è buono. E mi sembra che un po' era la logica di Donelli quando parlava di etica del profitto.
un prodotto che produce profitti è buono perché piace, come ha detto lui. Elisa Rivombrosa piace e quindi va bene, ha venduto, ho soddisfatto un bisogno, ho fatto profitti, va bene. Purtroppo, indipendentemente dal fatto che possiamo condividere questa definizione di buon prodotto, non va bene neanche così, perché quando Croce dice editore di fisionomia determinata dice qualcosa di molto più forte, cioè io devo pubblicare libri che consistano tra loro, cioè non posso pubblicare libri difformi nello spirito, nella caratteristica. E qual è? Croce dice libri che orientano, libri che durano. Queste sono le due caratteristiche fondamentali che lui identifica nella roba grave. Libri che orientano e libri che durano. Io mi soffermerei su quest'ultima caratteristica, se non altro per differenziarmi da Ezio Mauro, che ha detto delle cose che condivido completamente e che in parte si possono ritrovare nel lavoro dell'editore, il flusso che deve essere in qualche modo segmentato, appunto l'orientamento del lettore, che va ascoltato, ha perfettamente ragione Donelli, va ascoltato, ma c'è modo e modo di ascoltarlo. L'ascolto non è un atto passivo, per carità, non pensiamo che ascoltare vuol dire ricevere soltanto, l'ascolto è un atto eminentemente selettivo, ma appunto la durata è la caratteristica del libro. Uno strumento infinitamente meno potente della televisione. Pensiamo all'11 settembre. Pensiamo alla forza, all'impatto istantaneo di quelle immagini. Io ero a Bologna, avevo un appuntamento alle 5, mi alzo, avevo fatto la mia pennichella, perché sono meridionale, quindi come tutti i meridionali faccio la pennichella, apro la televisione alle 4 e improvvisamente mi trovo di fronte alle immagini della caduta degli aerei che entro alle due torri. Beh, quello ha una forza di comunicazione, di impatto immediato enorme, che il libro non avrà mai. I giorni successivi i giornali hanno provato, hanno cominciato a dare spiegazioni. Anche questo il libro non ce l'ha. Però il libro ha una complessità, che vuol dire anche possibilità, che il libro spesso non sfrutta, di problematicità. Cioè il libro ha una struttura narrativa e ha un'architettura tale per cui consente, se lo si sfrutta, una problematicità alta e poi ha una durata. Allora, nel fare i libri secondo quello che ci diceva Croce, nel tentare di farli, poi spesso sbagliamo, forse, almeno questa è la mia illusione, prendetela come tale, ma ognuno si illude e pensa che le cose che fa sono le più belle, quindi voi avete tutti gli strumenti critici per capire se è vero o non è vero, il tentativo è quello di interpretare la natura del libro, che è quella appunto di durare, la sua quintessenza. Mi spiego un esempio. Le barzellette di Totti, il libro che raccoglie le barzellette di Totti, che in questo momento è uno dei più grandi successi dell'editoria libraria italiana, è un libro a tutti gli effetti, non posso non qualificarlo tale. Però a mio parere è anche in parte un'occasione mancata, perché a mio parere il libro come strumento consente appunto una problematicità, una come dire, articolazione nella visione del mondo e una durata che quel libro sfrutta solo in parte, sfrutta in piccola parte. Quando dico problematicità dico anche un'altra cosa importante, cioè per noi personalmente, come per la nostra casa editrice, problematicità vuol dire anche ricerca continua della verità, dove uno può sbagliare. Però primo, ci sono tanti punti di vista, questo è molto importante, spesso ce lo dimentichiamo. Era molto bella l'immagine di Ezio Mauro, le notizie vanno inclinate. Ci sono tanti modi di inclinarle queste notizie, no? Cioè Repubblica la inclina in un certo modo, o dentro Repubblica ci sono vari modi di inclinarle e poi ci sono altri giornali. Ecco, in un libro questo è fondamentale. Se un autore mi presenta un libro razzista, intollerante, pieno di banalità, di falsi storici, direte voi stai parlando di Oriana Fallaci? Sì, sto parlando di Oriana Fallaci. Io non lo pubblico, ma non lo pubblico perché secondo me contraddice la stessa natura di quella che è la mia casa editrice, perché appunto siamo determinati da quella missione iniziale e anche perché io credo che quel libro non ha durata, è un libro che è istantaneo. Forse non sono istantanei i suoi sentimenti, l'intolleranza non è istantanea, ahimè è un sentimento perenne, ma questo è il tentativo che facciamo, cioè di, mettendo in comunicazione un autore e il suo lettore, di dare coerenza a questa identità.
che per il nostro lettore è molto forte. Ci arrivano continuamente lettere di gente che dice: avete sbagliato a mettere quel libro in quella collana, non è la collana giusta. Cioè ragionano su contenitori che orientano il lettore, che sa il nostro lettore che quel libro va bene per quella collana. Questo per altri editori ha molto meno senso, perché ci sono editori per i quali ogni libro è un fatto, ma per noi la credibilità è la maggiore promozione possibile. Cioè è molto più importante la credibilità del progetto d'insieme di qualunque campagna pubblicitaria noi possiamo fare. Perché se facessimo una grande campagna pubblicitaria per vendere una schifezza di libro o un libro che contraddice tutto quello che è stato la terza, perderemmo la credibilità e quindi potremmo forse vendere nell'immediato. Nel far questo poi c'è un aspetto molto importante che forse è meno apparente, ma che secondo me anche è... nel far questo non è affatto ovvio, perché... Insomma, l'aspettativa del lettore o l'aspettativa dell'autore va anche contraddetta a volte, anche qui sarebbe abbastanza facile dire: vabbè, cosa vuole il mio lettore? Vuole un libro fatto in un certo modo, serio, curato, eccetera, glielo do. Oppure vuole un libro con certe idee, glielo do. No, la cosa interessante e bella di questo lavoro è anche rischiare e quindi mettere in questione l'identità e quindi anche essere anticrociani, come la casa editrice è stata, o comunque non crociana, o comunque lontana da Croce, fino al punto che addirittura le figlie di Croce a un certo punto ci hanno levato i diritti. Quando mio padre ha pubblicato Garen, cito un nome che... e con Garen ha aperto a un filone di studi che si allontanava dal padre, no? Perché l'interesse è anche contraddire questo e vedere diversi punti di vista, e aprirsi a diversi punti di vista. La cosa interessante nella ricerca è proprio cercare sempre di capire l'altro come la pensa, anche l'altro più lontano da me. La lettura del giornale ogni mattina, il giornale, per me è di un interesse estremo, perché mi fa capire il percorso logico che ha quel punto di vista. E anche se io per primo giornale leggo Repubblica, mi interessa moltissimo capire quell'altro percorso logico. Perché solo così, secondo me, poi ritorno a leggere gli articoli di Repubblica con strumenti critici. Ecco, questo secondo me è fondamentale. Come faccio questo? E qui finisco, con un lavoro di gruppo. Non so perché ha a che fare con l'etica della comunicazione, ma secondo me ha a che fare. Secondo me ha a che fare. Quando io a un certo punto sono entrato nel panico perché non sapevo assolutamente cosa dire stasera, e avevo buttato giù delle cose di cui non ero convinto, ho chiamato i miei collaboratori, con il vantaggio che siamo pochi, quindi c'erano 6-7 persone, essenzialmente donne, essenzialmente tra i 30 e i 40 anni, che lavorano nei vari settori, l'editoria, l'università, la saggistica, l'ufficio stampa. E gli ho detto: ma secondo voi che cos'è l'etica della comunicazione? Cioè, e abbiamo fatto una discussione appassionata, a proposito della parola, per un'ora e mezza. E in qualche misura alla fine abbiamo convenuto. Io gli ho detto alla fine: ma se noi avessimo, facciamo un caso irreale, pubblicassimo un libro folle che non c'entra niente con la terza, con le sue identità, no? Uscisse fuori per un errore della catena produttiva e avesse un successo clamoroso, vendessimo 1 milione di copie, cosa faremmo? Rendendoci conto che quel libro non c'entra niente con l'identità della casa editrice, è completamente opposto, è contrario, nega i principi, però ha avuto un successo pazzesco. Cosa faremmo? Cioè ti troveremmo di fronte al fatto che magari continuando a pubblicare altri libri di quel genere avremmo successi altrettanto forti e magari in immediato non succede niente di terribile, non ci chiama il professor Settis dicendo: ma Giuseppe, cosa hai fatto? Ti levo il mio prossimo libro. No, tutto funziona abbastanza bene, abbiamo questo caso. Ci siamo guardati, eravamo tutti d'accordo nel fatto che in ogni caso non saremmo stati più noi a fare quei libri. Cioè che quei libri non sarebbero stati più coerenti con quello che eravamo noi, e noi insieme, noi nel discutere tutti i giorni di un titolo, di una copertina, in quelle piccole scelte che poi alla fine, devo dire, se dovessi dire in fondo, secondo me risolvono l'etica delle comunicazioni nelle persone che sono portatori, e che è l'unica cosa che a me viene in mente di abbinare col termine etica. Io non riesco ad abbinare, questo scusate il mio limite, nient'altro che le persone al termine etica.